L'assessore per il welfare della Regione Puglia, Elena Gentile, intervenuta in occasione dell'incontro organizzato dal PD a Mesagne, ha avuto modo di illustrare anche le politiche che in Puglia sono state attivate per diminuire il divario occupazionale tra uomini e donne. Attraverso una scelta politica coraggiosa che ha messo al centro di tutte le politiche promosse dal governo regionale il tema del femminismo delle donne, attraverso una importante iniziativa di infrastrutturazione sociale, socioeducativa, sociosanitaria, appunto per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle donne, per consentire alle donne che tentano di entrare nel circuito delle politiche attive per il lavoro, di poterci entrare e poi successivamente di poterci rimanere nel caso in cui decidano di vivere l'esperienza più bella della vita di una donna, che è quella di mettere al mondo un figlio. E quindi conciliazione e servizi che poi ovviamente comportano nuova e buona occupazione di genere, 200 nuovi asili nido in Puglia con una valutazione di impatto occupazionale che porta a 2200 nuovi posti di lavoro, e un posto di lavoro conquistato da una donna ne genera in automatico altri due. Ma poi il piano straordinario per il lavoro ha messo appunto al centro il tema delle donne, della promozione dei talenti, della creatività, del saper fare delle donne, con una particolare premialità per quel sistema di impresa che accetta, voglio dire, di giocare una nuova partita, che è quella della nuova e buona occupazione, dell'occupazione, come dire, stabile e di genere, avendo noi appunto, come dire, accompagnato in maniera più forte l'occupazione delle donne in Puglia. La dote occupazionale, il bando appunto promosso dal governo regionale, ha consentito circa 2800 nuove assunzioni, di cui il 40% donne. Cambiano ancora in positivo i numeri dell'apprendistato professionalizzante, oltre il 60% sono donne. Anche per il tirocinio formativo contiamo, diciamo, ecco, una bella performance dei percorsi di genere. Insomma, una regione che comunque va in controtendenza, una regione del Mezzogiorno che fa la differenza tra le regioni obiettivo 1, ma che racconta una storia diversa anche a livello nazionale. Vorremmo che questo modello fosse in qualche maniera utilizzato come apripista per un nuovo New Deal del protagonismo delle donne.